Aspetta. Allora, oggi innanzitutto ciao a tutti, oggi faremo una challenge, oggi facciamo la challenge. Oggi facciamo la challenge con queste due caramelle atomiche che a un certo punto durante gli scherzi dovremo ficcarcela in bocca e devi fare lo scherzo con questa qua. Ah sì? Hai Eh sì. deciso unilateralmente Sì, questa cosa? sappi che diventerai, non si può dire, però diventerai subito appena la infili in bocca. Perché Ma perché dovrei fare questa cosa? è figo. Beh. Io l'ho provata, è complicata, Allora, Extreme Sour Lemon. eccola qua, questa qua. Praticamente è una caramella che ti dà un mega 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 limone in bocca. Extreme Sì, una roba così, diciamo. Sour. Arriva da una roba americana. C'era un Gli negozio americani sono squilibratissimi, sì però. sì sì Vabbè, Meglio tu ne che vedrai oggi sta c'ho roba, la Yatza, dai, quindi. con questa. Poi dopo la caramellina è buona, all'inizio un po' devastante, E capito? se poi stiamo male? Non stiamo male, non ti Hai già preoccupare. provato? Sì, aspetta un cestino qua però, perché No, no, sì, no, il no, la cestino, devi succhiare. no. E poi tu la sputi per terra, No, la te la devi sputo sputare. addosso. No, non la devi sputare addosso, metto un coso per sputare. No, non voglio niente per sputare. Oh, ti ho detto che non voglio niente per Ma sputare. sì, lo No, me metto. ne frega un cazzo. Ah, prepotente Sì, non proprio. me ne frega un Vabbè, cazzo. l'hai detto tu, eh? Stai L'hai calmo. detto tu. Minchia paura. Panico, 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 paura. Lo facciamo stupido, stupido? Per l'alito pesante, dai. L'alito pesante. Pronta? Pronta? Pronto, sono Massimi di Quarto, parlo con Erboristeria? Sì. Ah, senti, senti che sei proprio, c'è cioè un piede che è già dentro la fossissima proprio. Senti, c'hai un prodotto per l'alito di brasato, proprio di persona che ha fatto la vita pesante per risolvere i problemi delle fauci? Cioè, per l'alito e ci Parla. sono delle tisane da Yeah. bere? Ah, ma non c'è qualcosa da masticare, tipo una foglia? Perché ti spiego, praticamente, scusi, do del tu che siamo Prego, praticamente. prego, prego. Preco, preco anch'io. Prechiamo, signore. Praticamente mio cugino è tipo un avvoltoio, cioè in bocca è come se fosse volato nel Serengeti e avesse trovato la carcassa di un gnu e se lo fosse divorato insieme proprio ai licaoni. Cioè proprio in bocca proprio il deserto dei Tartari dopo una battaglia. Vabbè, siete molto fantasioso praticamente. Praticamente sì, Sì, sono molta abbastanza. Volevo fantasia. dare un po' l'ottica dello schifo che sto vivendo, perché siccome conviviamo, no? Perché siamo mezzi spacciatori. Sì, mi dispiace, però non ho un prodotto pronto come dite voi. Ah. Possiamo utilizzare la menta, le foglie di menta da fare infuse e da bere. Ah, lei praticamente può prepararmi apposta una busta? Che ci capiamo, anche io sono uno che prepara le buste di diverso tipo, però io tratto tutto prodotto colombiano del sud Non lo dell'Equatore. so che fate, che voglio dire, noi Sì. possiamo solo darvi della menta, delle foglie di Ma menta. la menta la trovo nelle caramelle, mi serve qualcosa di potente potente perché gli deve scoppiare la faccia, sto infame Ah, di. vabbè, allora non è il luogo adatto questo, mi dispiace. Cosa mi suggerisce? E vi ho detto, la menta, le foglie di menta, vi fate un infuso Ah. e si beve questo. Senti, ansia, ma se gli faccio scoppiare tipo i petardi in bocca? Questi sono affari vostri, non vi so dire Ah, proprio niente in così, merito, proprio. fate quello che volete. È giusto, è giusto. Ma cosa stai facendo di così impegnativo che ti vedo distrattissima proprio? Ma io sto lavorando, non è, c'ho gente in negozio. Ah, c'è un negozio pieno di gente che si deve ficcare l'erba nelle tasche, ho capito. Sentite, voi siete spiritoso, ma non è il caso, arrivederla. Infatti, prendiamo la vita con la tristezza, che è proprio il momento giusto della giornata. Va bene, dai, ti lascio al mortorio. Ciao, simpaticissima. Questo è bellissimo. Tamarri. Erboristeria Sorrento, buongiorno. Non ho capito un cazzo di quello che hai detto, che non ho sentito cosa ha detto. Pronto? Buongiorno, signora. Erboristeria
Buongiorno. L'erboristeria, come sta? Tutto a posto? Sì, mi dica. Salve, senta, io c'ho un problema di alitosi. Volevo risolverlo con... Mi hanno detto di chiamare un'erboristeria che mi ha detto lì ci sarà. Allora, dipende, da cosa dipende l'alitosi? Se parte dal fegato, si fa un bel trattamento depurativo per migliorare la funzionalità digestiva che c'è in compresse e risolve il problema. Quindi il problema non è la bocca. Diciamo è come il motore della macchina, è il motore che dà l'alito puzzolente. L'alitosi che parte dalla bocca, okay, se fosse solo bocca, significa che lei praticamente non lava bene i denti, ok? Ho capito. Che cosa significa? Che praticamente all'interno della cavità orale... Sì, ma io li lavo i denti, Che proliferare... la flora batterica. Ho capito. Il problema fosse questo. Sì, Piero Angela, vai. Ok, è sufficiente aggiungere qualche goccia di olio essenziale di menta al normale dentifricio. Sì. Che praticamente facciamo due cose. Consumiamo l'alito e automaticamente togliamo la carica batterica presente nella cavità orale. Perfetto. Okay. Però sinceramente basta, non me ne frega un cazzo. Oh, minchia, un'ora e mezza a raccontarmi. Dimmi, vieni qua, piglia di sto prodotto e basta. Che cazzo, mica ti ho chiesto le informazioni chimiche dal fegato di quel cazzo che è. Ma ho capito. Non ho capito. Io ti chiedo prodotto, vieni, io le ho allora, ce l'hai un prodotto che vengo lì, lo prendo e me lo metto in bocca? E basta, non le voglio fare spendere soldi. Ma che cazzo, sono pieno di soldi. Me ne frega mia minchia. Vengo lì, mi prendo il prodotto. Lei è stato molto gentile, assolutamente. Proprio, guarda, però minchia, io ti chiamo un'ora e mezza, 40 minuti a sentire. Oh, ma hai rotto i coglioni, bro. Che devo stare anche qua a dirti che mi hai rotto i coglioni. Comunque, vengo lì e mi vengo a prendere un cazzo di prodotto. Hai capito? Ma non ci proverò a parlare ancora. Che proprio stai muto quando entro. Che se provi a dirmi qualcosa, proprio e cominci, cazzo di logorroico. Va bene, dai, va bene. Okay. Ci vediamo dopo. Ciao, grande. Ciao, ma pensate. Un'ora e mezza di mica, che cazzo me ne frega a me? Tamarri! Zitto, zitto! Pronto, erboristeria? Ho l'aglio in bocca! C'ho l'aglio pesantissimo, proprio ieri sera ho mangiato da mia cognata. E c'ho in bocca, ragazzi, è una roba, sembra che ho ciucciato un cadavere. Cosa posso fare? Potete darmi una mano? Richiama la bastarda. Erboristeria? Che cazzo fai che mi metti giù la cornetta? Mi hai messo giù la cornetta, stavo parlando! Stavo parlandissimo, mi hai messo giù la cornetta! Scemo di merda! Siamo a po'. Con quello che mi ha messo la... Ah, forse non sei tu, no? Perché prima ho chiamato, no? Siccome c'ho questo problema di alito... Pronto? Pronto? No, perché prima ho chiamato, siccome c'ho questo problema di alito, se qualcuno mi ha messo giù la cornetta, allora mi sono un po' innervosito, ma non sei tu allora? Ma no, io veramente non ho chiamato nessuno, mi scusi. Ah, forse ho sbagliato numero. Oh, perdonami! No, ma chi cercava, mi perdoni? Niente, io sto cercando un prodotto perché c'ho in bocca la fogna di Calcutta, sembra che mi ha cagato in bocca un piccione, è una roba impressionante stamattina, che ho mangiato la mia cognata ieri sera, no? Allora stamattina mi sono svegliato, la gente schiva la testa come i proiettili, e allora stavo mezzo pensando di mettere qualcosa in bocca per mettere a posto la situazione. Se vuoi io ho uno spray che fa proprio questo, però non lo so. Ma uno spray proprio che tipo... Sì. Scusa un attimo che devo scorreggiare. Scusami, pronto? 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 Ma guarda questo. Non è fattibile una roba. Scusa un attimo che devo scorreggiare. Oddio mio, sto morendo. Ma non è possibile. Va bene, dai, spariamoci questa. Vai. Mamma mia. Ci siamo. No, andiamo. Allora. Andiamo. Dobbiamo fare adesso parte la challenge. Con l'Extreme Sour. Mm-hmm. Praticamente è proprio aspro all'estremo. Allora, questo qua è al melone. Questo al limone. Ok. Quale scegli? Scegli. Tu fai il limone. Bim boom, sfram.
Bastardo di merda. Hai visto cosa ho fatto? Vai, calatela in bocca. Siamo spiacenti. No. Al momento non è possibile rispondere al... Allora, questo è un prodotto americano che ha comprato il cretino in un negozio e dice... Ascolta un attimo. Quando parte la telefonata, pronto? Sì, salve, te la metti in bocca e vai con la telefonata. E vado con la telefonata. Quindi aspetta che ti risponda. Ma è proprio scoperchiata la cosa qua. Scoperchiata, poggia la lira. Ma proprio una caramella da 4.000 lire proprio. Sì. Ma è dentro la succosità o è fuori? Lo scoprirai. Solo vivendo. Certo, che cazzo te lo venga a dire. Allora, sto per... Listeria Galate? Aspetta. Pronto, scusi. C'ho in bocca una roba. Mi hanno dato un prodotto. C'ho io per sai. Quindi. Che troia. È una roba. È ancora lì. Sì. Mi hanno dato una caramella che è iper. Che si chiama Screen Store. Evidente è come se c'hai un malandrino in bocca che ti sta coltellando, una roba. C'hai un prodotto per l'alito? Ho un prodotto per l'alito? Sì, l'alito di femore, di cadavere, proprio. Bastardo. Hai fuori la merda. Però è fuori. È fuori. Poi dopo va via. Madonna, quanta cazzo di saliva, stavo sbavando come un piccolo. Erboristeria Lea, buongiorno. Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Mi sento, signor. Pronto. 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 Non sputare. No. Mi viene da fumigare. Non me ne frega un cazzo, la tieni. La tieni. Mordila, mordila, mordila. No, no. Mordila. Devo sboccare. È vero, perché ipersalivi. Dove vai? Dove stai scappando? Stai qua. Voglio sentire che la ciucci. Voglio sentire che la stai ciucciando. Sto morendo. Che schifo. Che... Poi fa anche schifo. È passato? Ancora. All'inizio è proprio... Va agli occhi, va agli occhi, va agli occhi, va agli occhi. Secondo me c'è dentro. Prova, schiaccia. Io non l'ho schiacciato. Aspetta che parte la telefono. No, perché devo registrare, abbiamo finito. Mordi. Dentro com'è? Normale? Invece. Vedo normale. Ah, ok, meno male. Va bene, oh, iscrivetevi al canale. Sto ancora salivando, bastardo di me. Iscrivetevi al canale, mettetemi. Iscrivetevi al canale, punto. Non vabbè, è che... ciao, ciao. E quindi chi l'ha vinta la challenge? Non l'ha vinta nessuno, non è una challenge. Abbiamo mangiato una caramella di merda per colpa tua, faccia di cazzo. Minchia paura. Panico, 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 paura. Oh, come on. Paura. Tamarri.